Buonasera, ancora tanti auguri da parte di tutto lo staff di Canale 3 Toscana. Telegiornale 27 dicembre, apriamo parlando di clima, un bilancio difficile quello di quest'anno, l'anno infatti che sta per chiudersi dovrebbe essere quello più caldo della storia. Dirlo è un'analisi di Coldiretti sulla base delle previsioni del National Climatic Data Center. Ogni anno si registrano nuovi record di temperatura, siamo dentro a un trend che continua nel tempo sia nel mondo che in Italia. È la presa d'atto di Simone Borghesi, docente di economia ambientale dell'Ateneo di Siena, che non si è detto sorpreso da quanto emerso dallo studio dell'associazione di categoria. Ci racconta tutto il servizio di Marco Crimi. Il 2023 dovrebbe essere l'anno più caldo mai registrato, con una temperatura globale superiore di 1,15 gradi rispetto alla media del XX secolo, nel periodo gennaio-novembre. E in Italia la temperatura è stata poco più di un grado sopra la media storica nello stesso periodo, con picchi anomali di 10 gradi in alcune zone a dicembre. L'analisi è di Coldiretti sulla base delle previsioni del National Climatic Data Center. La notizia non sorprende Simone Borghesi, docente di economia ambientale dell'Ateneo di Siena. Direi che purtroppo quasi non fa più notizia la cosa, perché ogni anno registriamo un nuovo record, essendo parte di un trend crescente della temperatura a livello globale e ovviamente poi nelle varie aree in maniera diversa, ma anche dalle nostre parti. Il professore pone poi l'accento sulle anomalie climatiche. Si è registrato in termini di anomalie una discrepanza di 0,89 gradi centigradi a livello globale rispetto al periodo 1950-1980. Quindi sono proprio questi grandi scostamenti che ci preoccupano e che poi provocano le conseguenze che vediamo anche nel settore dell'agricoltura. I raccolti, come logico e come ribadisce l'associazione di categoria, rischiano di essere le prime vittime del caldo anomalo, anche qui da noi. Anche recentemente, se pensiamo all'andamento della produzione dell'olio, che ci riguarda così da vicino per il nostro territorio, abbiamo visto come la stagione scorsa abbia influenzato negativamente sulla produzione e poi di conseguenza abbia fatto innalzare vertiginosamente i prezzi. La riduzione dei combustibili fossili, lo spostamento verso le rinnovabili e il cambiamento delle abitudini dei consumatori. Queste le soluzioni consuetudinarie. E anche un miglior sfruttamento di certi meccanismi di mercato. Ad esempio l'Università di Siena, all'interno del progetto AgriTech, propone dei mercati che mirino a premiare le pratiche più sostenibili nel settore agricolo. Torna di attualità la questione Paycare, l'impresa di call center che ha la propria sede a San Martino, nel territorio comunale di Monteriggioni, ha fermato la proroga dei contratti di solidarietà dei propri 48 dipendenti fino all'ottobre del 2024. Tuttavia l'impresa non ha ancora presentato il piano industriale, non sono arrivate le paventate nuove commesse lavorative. La FIM e CISL chiedono ora un incontro al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Buone notizie arrivano invece da Trigano, che ha annunciato l'assunzione di una sessantina di persone per la produzione di tre tipologie di camper in Valdelsa. Il servizio di Gennaro Groppa. Torna di attualità la questione Paycare. L'impresa di call center, che ha la propria sede a San Martino, nel territorio comunale di Monteriggioni, ha firmato la proroga dei contratti di solidarietà dei propri 48 dipendenti fino all'ottobre del 2024. Tuttavia mancano al momento alcuni pezzi importanti di quello che è stato l'accordo sottoscritto con i sindacati. La FIM CISL torna quindi a alzare l'attenzione sulla vicenda. Non c'è stato ancora consegnato quello che è il piano industriale di Paycare, affermano dal sindacato, e in più non abbiamo notizie su quelle che erano state paventate come nuove commesse per i lavoratori. Giuseppe Cesarano, segretario generale della FIM CISL di Siena, chiede un nuovo incontro con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Chiede che il primo cittadino e anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, dimostrino vicinanza ai lavoratori e attenzione per questa vicenda che presenta difficoltà per i dipendenti dell'impresa. Cesarano chiede inoltre che commesse lavorative possano arrivare dal gruppo MPS. Noi chiediamo un piano di rilancio e soprattutto che le istituzioni locali, partendo dal sindaco Nicoletta Fabio, che si prenda l'impegno di mettere in agenda la vertenza Paycare. Monte dei Paschi è sotto organico,
deve assumere delle persone, quindi chiediamo che anche il sindaco si faccia garante del nostro territorio. I lavoratori di Pecher in passato hanno lavorato con Monte dei Paschi, potrebbe essere un'opportunità. Notizie migliori arrivano invece dalla Trigano, quindi dal settore della camperistica, dove sono in programma la bellezza di 60 assunzioni a seguito di nuovi ordinativi che riguardano tre tipologie di camper che verranno prodotti a partire da gennaio in Valdelsa. I veicoli saranno poi venduti in Germania, Francia, Polonia, Inghilterra e nel Nord Europa. I dipendenti del gruppo sono in questo momento 456. Dopo le assunzioni, che saranno comunque a tempo determinato e saranno utili per garantire la produzione aggiuntiva, diventeranno oltre 500. Una storia che incarna la perfezione dello spirito del Natale, protagonista Jacopo Petrini, un giovane senese che frequenta la terza media, che ha fatto visita insieme al suo cavallo al nonno Fabio in Campanzi. Mio nonno è un idolo, mi ha sempre accompagnato e mi ha aiutato a coltivare questa passione. Ci racconta questa storia Pietro Federici. La storia più bella del Natale arriva dal Campanzi, dove un giovane senese che frequenta la terza media si è reso protagonista di un gesto che scalda il cuore. Il ragazzo, di nome Jacopo Petrini, ha fatto visita insieme al suo cavallo al nonno Fabio, ospite della RSA da qualche anno. Jacopo, vestito da cavaliere e con in testa un cappello di Babbo Natale, ha fatto la sua sorpresa all'adorato nonno, portando il cavallo con cui è stato vincitore di numerosi concorsi e premi e commuovendo quindi tutti i presenti. Mio nonno mi accompagnava sempre agli allenamenti e quando andavo al Campanzi nel 2018 non poteva più venire a guardarmi e ogni tanto gli mandavo i miei video delle gare. Per me mio nonno è un idolo, perché è sempre stato a fianco a me da quando ero piccino, quando dormivo stavo sempre sopra di lui e quando tipo la mia nonna veniva a disturbare il mio nonno la cacciava sempre via perché il mio nonno doveva farmi dormire. Anche se non ha potuto seguirlo, nonno Fabio ha comunque continuato a dare supporto al proprio nipote, il quale negli ultimi anni si è tolto diverse soddisfazioni. Infatti, il giovane Jacopo è stato selezionato dalla FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, per prendere parte alle gare nazionali ed internazionali, rappresentando l'Italia nel mondo delle corse equine. Quest'anno è stato molto bello per me perché ho avuto molti obiettivi che ho compiuto e sono andati a finire bene. Sono andato a fare un internazionale che sono arrivato primo e ho cantato l'inno d'Italia e quindi per me questa cosa è stata molto bella. Poi per Fiera Cavalli, che sono arrivato secondo nella mia categoria, il mio sogno è entrare nelle Fiamme Oro, di entrarci, perché mi garberebbe molto e per me questa è una cosa molto bella e ho tanti obiettivi ancora da fare. Una nuova sala angiografica è operativa alle Scotte grazie alla strumentazione di ultima generazione che permetterà esami approfonditi, agevolando il lavoro dei professionisti e migliorando il servizio per gli utenti. Questa operazione fa parte del processo di realizzazione di un polo angiografico che dovrebbe prendere vita tra 12 mesi e che prevede tre ambienti distinti. Il servizio di Aldo Tani. L'ospedale Le Scotte si arricchisce di una nuova sala angiografica. Questo spazio è già operativo e permetterà migliorie che avranno un effetto benefico sia sul lavoro dei professionisti che sugli utenti. Tra le novità, la possibilità di sovrapporre le immagini della tomografia computerizzata con quelle angiografiche per trattare aneurismi complessi con maggiore velocità e precisione ed effettuare con estremo dettaglio biopsie guidate di organi profondi. Possiamo effettuare delle biopsie sui pazienti con dei sistemi particolari, con dei software, si chiamano needle guidance, che per l'appunto, lo dice la parola, ci guidano esattamente sul punto che dobbiamo colpire, per intendersi, e questo chiaramente lo facciamo senza radiazioni ionizzanti o comunque riducendo molto le radiazioni ionizzanti e con una sicurezza che è sicuramente molto più elevata. La sala fa parte di un progetto più ampio che nell'arco di 12 mesi dovrebbe permettere la costituzione di un polo angiografico. Si tratta di tre ambienti distinti, due maggiori e uno di backup. L'aspetto più importante, come sottolineato dal direttore di radiologia interventistica Carmelo Ricci,
è che gli interventi strutturali non costringeranno l'azienda a sospendere l'attività. Ora, lavorando di qua, andrà in ristrutturazione la vecchia sala angiografica. Quando sarà pronta quella sala, si trasferirà una seconda sala su di essa e quindi a rotazione, alla fine insomma, di un anno, all'incirca tra 12 mesi, avremo un polo, un vero e proprio polo angiografico, con 3 sale angiografiche, di cui 2 monoplanari, e vale a dire quindi body per i pazienti che hanno patologia dal collo in giù, e una biplanare invece per i pazienti neuroradiologici. E questo era l'ultimo servizio con cui si chiude questa nostra edizione del telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti per questa sera nel nostro prime time. Alle 21 iniziano gli speciali di fine anno dedicati al sport senese. Partiamo con la Menzana, sarà presente qui in studio alle 21 insieme a Pietro Federici, il presidente Francesco Frati, con il quale Pietro ripercorrerà questa stagione, importante stagione che vede in vetta la squadra dei biancoverdi, un racconto a tutto tondo da parte del presidente Frati. E poi ci sposteremo invece alle 21.30 per lo speciale che abbiamo realizzato al Teatro Goldoni di Livorno per la premiere del film opera 12 anni dopo, il sequel di Cavalleria Rusticana, una bellissima opera, un lavoro corale che ha visto fra i sostenitori Sillabe, casa editrice, Opera Laboratori e tanti altre realtà per dar vita appunto a un film opera proprio girato nella città di Livorno e che ci porta a questo collegamento con Cavalleria Rusticana. Quindi sentiremo tutti i protagonisti, il regista, gli attori, entreremo dentro la produzione di questo bellissimo lavoro. Questi gli appuntamenti di stasera con Canale 3. Io vi aspetto, se vorrete, domani sera per le news, come sempre a partire dalle 19. Arrivederci.